Buonasera telespettatori di ATV, ben ritrovati, nuova puntata di Daedalus, l'approfondimento della nostra redazione. Mancano meno di 10 giorni al 25 aprile, noi abbiamo deciso di anticipare un po' quella ricorrenza, quella festa, che lo diciamo da subito, è la festa ovviamente di tutti gli italiani, perché la festa della liberazione dal dominio, dall'occupazione nazifascista, quindi di tutti deve essere festa, e lo facciamo con, al nostro modo, insomma, andando ad approfondire tematiche bolognesi. Quello che succedeva a Bologna nel 45, immediatamente prima del 25 aprile, anzi del 21 aprile, perché Bologna fu liberata il 21 aprile del 45. Questa sera in studio con noi un volto conosciuto alle telecamere e ai telespettatori di Daedalus, Massimo Brunelli di Bologna Sotterranea. Buonasera Massimo. Buonasera, e ben Massimo. Ci daremo del tu questa sera, ci perdonerete, ma praticamente essendo coppia fissa quasi durante i nostri Daedalus in esterna con Massimo, insomma, sapete che il rapporto è assolutamente stretto, così come stretto è il rapporto con Vito Paticchia, storico, qui alla mia destra. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Dottor Paticchia. Ciao. E con Maurizio Avanzolini, che vedete invece a fianco a Vito. Lui è bibliotecario ed esperto di storia, aneddoti bolognesi, insomma, adesso vedremo di approfondire e ne avremo veramente tanto questa sera da raccontare. Torniamo quindi indietro a quel periodo, diciamo, prima, precedente la liberazione che è avvenuta grazie all'esercito alleato con l'aiuto da dentro, diciamo, dei partigiani, e cerchiamo di ricostruire quella che poteva essere Bologna in quei mesi, in quei giorni. Con Massimo Brunelli parleremo e parliamo, insomma, della morfologia della nostra città, che era costellata di tanti rifugi antiaerei. Di questo Massimo si è occupato a lungo, ha anche prodotto delle pubblicazioni, perché dobbiamo immaginarci una Bologna diversa, vero Massimo? Dal punto di vista evidentemente anche così viario di comunicazione, ed era una Bologna molto ferita nei suoi... Esatto, ferita in ogni sua parte, a partire dall'amministrazione e per terminare alla popolazione civile, che comunque era sempre quella più martoriata. Devo dire che come associazione che da tanti anni si occupa della valorizzazione, della riscoperta dei rifugi antiaerei e anche dove è la possibile mostrarla al pubblico, e anche grazie comunque alla collaborazione pluriannale che abbiamo avuto sia con Maurizio che con Vito. Con Vito poi nel 2013 abbiamo effettuato questa grande mostra proprio all'Archiginnasio, che è durata un paio di mesi, mi sembra di ricordare. Ormai sono già passati ahimè tanti anni, sarebbe anche il caso di tornarla a tirare un'altra fuori, riproporla e aggiornarla. Come associazione io ti posso dire quello che fino ad oggi abbiamo trovato in tutti questi anni. Si sa che dal 36 al 45 furono costruiti circa 8.000 rifugi antiaerei, dislocati e separati in tutte le sue forme, anticrollo, antibomba. Tra Bologna e Contado o solo Bologna solo urbe? Solo in città. Solo in città, pensate, 8.000 rifugi. 7.964 è il numero esatto, che fu preso in carico allora dall'amministrazione comunale e dal genio civile, che si occupava soprattutto dell'allestimento. Di questi 8.000 rifugi, logico che dopo la guerra furono in gran parte trasformati, cancellati, abbandonati, furono riportati agli usi primigeni, quindi tornarono cantine, tornarono garage, tornarono magazzini. Gli unici a essere degni di conservazione, come citava la norma del Ministero degli Interni di allora, diceva sono proprio i rifugi in galleria, perché la qualità delle strutture poteva essere anche adattata e utilizzata per nuovi scopi. Infatti alcuni divennero garage, come sappiamo la Montagnola, altri divennero fungaie, come il rifugio del Guasto, che aspichiamo una riapertura dopo i lavori del giardino soprastante, oppure quello di Via Codivilla, anche quello fu una fungaia. Altri, ad esempio, come quello più lontano dalla città, che era di Monte Donato, veniva utilizzato come postribolo. Tanto che il prefetto di allora vergò a mano una notifica con soprascritto si chiuda subito il muro, proprio perché voleva evitare certe situazioni. Era sconveniente, diciamo. Esatto.
Senti, voi ovviamente già ce ne ha citati alcuni, Massimo, di rifugi come quello del Guasto e come quello della Montagnola, che forse era il più grande che c'era, oppure uno dei più grandi. Però con Vito Paticchia volevamo capire l'origine, no, di questi rifugi, perché 8.000, immagino io, non si possono costruire in pochi mesi. Quindi chi li aveva costruiti e quando li avevano costruiti questi rifugi? Beh, l'idea di iniziare a costruire dei rifugi antiaerei nasce già alla fine della Prima Guerra Mondiale e soprattutto negli anni 30, quando il clima in Europa era già cambiato e si immaginava un po' tutte le potenze nazionali europee cominciavano a costruire o delle difese alle frontiere, linea Maginot e altre, il Vallo Alpino, l'Italia, e così ogni paese europeo si circondò di mura difensive, diciamo, strutture anti-invasione, e all'interno di questo si pose il problema anche della difesa innanzitutto delle strutture operative dello Stato, cioè bisognava garantire che anche sotto un eventuale attacco militare lo Stato potesse continuare a operare, e quindi i governi, quindi gli stati maggiori e quindi le prefetture. Quindi i primi disegni che noi abbiamo trovato presso l'archivio del Genio Civile, parliamo nel nostro caso di Bologna, fu proprio lo studio preparatorio per allestire un rifugio dentro la prefettura di Bologna, l'attuale piazza Roosevelt, ecco, tanto per essere chiari, subito dopo il comune, le università, le carceri e così via. E fu costruito questo? Fu iniziato lo studio, parliamo degli anni 30, del 35-36, studio che poi è rimasto lì per anni, e invece l'accelerazione alla loro costruzione avviene allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, della Seconda Guerra Mondiale, con la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Francia e all'Inghilterra, e i primi attacchi aerei in risposta a questo attacco da parte francese e inglese si accelerano i tempi, quindi quei progetti vengono ripresi immediatamente e si avvia la prima fase di costruzione che prevedeva anche l'uso di cemento armato in quantità tali che lo Stato non era in grado di fornire, tant'è che i primi rifugi vengono fatti potenziando delle gallerie o delle cantine o dei piani interrati degli stessi edifici con legname e questo tipo di materiale. Ne vengono costruiti alcuni in cemento armato per le poste, per garantire le comunicazioni, ma fondamentalmente, data la carenza di ferro e di cemento da parte dello Stato, ne vengono costruiti molto pochi. Con gli anni 43-44 invece si assiste a un'accelerazione molto, molto forte, perché a partire dal luglio del 1943 Bologna diventa uno degli obiettivi principali dell'aviazione militare alleata. Perché? Finalizzata a distruggere le linee ferroviarie, la ferrovia. Era perché Bologna aveva un ruolo molto importante dal punto di vista della comunicazione. Da Bologna arrivavano e partivano tutte le linee ferroviarie verso la Germania, la Francia e verso il sud d'Italia, dove l'esercito tedesco era impegnato sin dallo sbarco degli alleati in Sicilia, quindi parliamo già del luglio del 1943, i rifornimenti alle truppe impegnate a sud passavano da Bologna e quindi iniziano i bombardamenti alla ferrovia. Chiaramente non erano bombardamenti mirati, erano bombardamenti di centinaia di veicoli che spazzavano anche tutta la periferia, tutta la parte della città che era vicina alle ferrovie. Non dobbiamo immaginarci i bombardamenti che vediamo oggi con le cosiddette armi intelligenti, ma si andava un po'. E quindi, Massimo, i bombardamenti venivano concentrati soprattutto su un asse, quella nord-sud nei confronti della stazione. Pensiamo per esempio a via Marconi, quella zona lì.
Sì, via dove abbiamo poi visto le ricostruzioni più importanti, sì, a Bologna, no? Esatto, tanto che Via Lame è completamente nuova, perché sulle 94 incursioni aeree che subì Bologna non ci fu un giorno in cui Via Lame non fu scansata praticamente, fu colpita direttamente. Altre zone come possono essere Via dei Mille, ad esempio, vediamo un palazzo nuovo, uno vecchio, uno nuovo, uno vecchio, perché se il palazzo colpito non danneggiava quelli di accanto, non era inutile abbattere quelli ai lati per ricostruire tutto nuovo, si ricostruiva in pratica dove c'era il buco praticamente. Dovrebbe esserci anche un sito, no? Con dei link, con delle fotografie proprio della Bologna bombardata, si vedono anche le porte purtroppo diroccate, quindi anche edifici storici purtroppo. Sì, c'è un link che è il sito dell'Archiginnasio, che è fatto oltretutto molto molto bene, consiglio di andarlo a visionare, dove ci sono tutte queste fotografie che la città ha subito. Ecco qui, stiamo vedendo, grazie alla regia, alla velocità con cui sono riusciti a metterci in onda un po' di immagini, purtroppo della desolazione anche, che evidentemente poteva riguardare purtroppo quei giorni. Guardate, sfido chiunque di voi a riconoscere Bologna in queste foto. C'è poi l'episodio, Maurizio Avanzolini, del bombardamento vicino o addirittura sopra l'Archiginnasio, insomma, sì, quindi una bomba cadde anche lì. Certo, proprio perché l'Archiginnasio era, nonostante tutto, relativamente vicino alla stazione ferroviaria. Quindi quando la mattina del 29 gennaio del 1944 da una base vicino a Foggia partirono 41 fortezze volanti per bombardare Prato. Fortezze volanti, no? Sì, già il nome, sì, fa paura. Sì, questi giganteschi aerei... arrivarono a Prato, Prato era coperta dalla nebbia, e il secondo obiettivo era Bologna. Si diressero verso Bologna per bombardare lo scalo ferroviario, a Bologna la visibilità era ottima, e scaricarono circa 470 bombe da 220 kg sulla stazione. Il fatto è che il bombardamento avveniva ad alta quota, circa 7000 metri d'altezza, per evitare la contraerea e i caccia nemici. Quindi erano molto imprecisi. Sostanzialmente vi fu una strisciata di bombe di circa 2 chilometri dalla stazione verso via Santo Stefano. Una di queste centrò in pieno la biblioteca dell'Archiginnasio, la Piazza dell'Archiginnasio, distruggendo un'intera ala dove c'era il teatro anatomico, famosissimo in tutto il mondo, certo, e la sottostante Cappella dei Bulgari, dove c'era un ciclo di affreschi del Cinquecento importantissimo per la storia artistica della città. Il rifugio fu sfiorato, per cui le persone, i bibliotecari, gli utenti, i lettori, i passanti che si rifugiarono nel rifugio uscirono terrorizzati e coperti di polvere, ma salvi. Purtroppo, ecco, non è il solo episodio in cui alla fine quindi si perse il teatro anatomico, che oggi fortunatamente vediamo restituito alla cittadinanza in tutto il suo splendore, e dei libri e delle... Dunque, i danni, gli archivi, diciamo. I danni al patrimonio librario furono relativamente limitati, perché prima di tutto non scoppiò un incendio, questo fu fondamentale. Se fosse scoppiato un incendio, la biblioteca dell'Archiginnasio non esisterebbe più. Intanto, purtroppo detto in questi, certo, giorni, qui veniamo dalle immagini di Notre, certo, Dame. Certo, prego, prego. Certo. Poi i tesori più preziosi, i codici miniati, erano stati portati in luoghi sicuri. E quindi i danni al patrimonio furono relativamente, però il patrimonio artistico fu gravemente danneggiato. È questo l'Archiginnasio? No, 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 non è questo. Ok, adesso scorriamo le foto. No, prego, prego, non volevo interromperla. E la prima pietra per la ricostruzione fu messa addirittura dall'ultimo podestà fascista, perché il Teatro Anatomico è un luogo talmente importante della città che doveva essere immediatamente ricostruito. Fu chiesto a Mussolini se era d'accordo nel ricostruire l'Archiginnasio nel marzo del 1945, abbiamo trovato questi documenti all'archivio centrale dello Stato di Roma. Mussolini disse di no, perché ovviamente le risorse della Repubblica Sociale non erano indirizzate alla ricostruzione degli edifici. Però nel dopoguerra fu perfettamente ricostruito, utilizzando
tutte le decorazioni che furono salvate dalle macerie, un'opera di restauro veramente straordinaria. Infatti, come possiamo vederlo oggi, ecco, qui vediamo altri danni. Sì. Questo è l'archiginnasio, certo. Grazie alla regia che ha trovato le immagini, davvero. Io credo che sia anche abbastanza raro vederle, quindi continuate a seguirci questa sera, perché vi mostreremo, penso, fotografie, immagini che raramente potete reperire. Sì. E ecco, guardate che qui si riconosce per bene proprio lo scempio, purtroppo, di uno dei luoghi simbolo della città di Bologna, la sede dell'antico studium, quindi dove erano passati secoli e secoli di storia. E poi invece i documenti o comunque le cose preziose che c'erano nell'archiginnasio furono trasferite altrove? Dopo questo episodio si pensò di trasferire quello che non era già stato trasferito al sicuro sulla collina di Bologna, nella colonia di Casaglia che era sui colli, pensando che potesse essere al sicuro. Cioè, quello più lontano dalla stazione, che non ci arriveranno, no? Però accadde questo fatto, che nell'ottobre del 44, quando Bologna iniziò a non essere più obiettivo militare primario, perché il fronte si era avvicinato alla città e gli alleati bombardavano le stazioni a nord di Bologna, si pensò di riportare il materiale in archiginnasio. Si iniziò a fare questo trasporto con dei carri. Probabilmente un cacciabombardiere alleato vide un movimento di carri e di uomini, pensò a un obiettivo militare e bombardò Casaglia, uccidendo purtroppo una bambina, una maestra e anche il direttore dell'archiginnasio, che perì proprio in questo bombardamento l'11 ottobre del 1944. Quindi l'archiginnasio è stato duramente colpito... Più volte, possiamo dire che è stato colpito due volte. Grazie al cielo, insomma, comunque... Sì, diciamo che purtroppo ci sono state delle vittime, queste purtroppo non avranno mai giustizia, ma comunque si è salvato ed è arrivato fino a noi. Ecco, legato a questo bombardamento c'è un episodio interessante che è poco conosciuto. Pochi giorni dopo il prefetto della città, Dino Fantozzi, lanciò una raccolta di denaro per dotare Bologna di una nuova squadriglia aerea di caccia. L'iniziativa fu chiamata Ali per la difesa di Bologna e si chiese ai cittadini di dare del denaro, di raccogliere del denaro per creare una nuova squadriglia aerea. Era una vera e propria beffa per i bolognesi, che non solo trascorrevano la maggior parte del loro tempo nei rifugi a rischio della propria vita e pensando che i propri averi potessero essere distrutti, ma erano addirittura invitati a fare una colletta che ovviamente non avrebbe mai potuto... Quanti soldi potevano volerci per creare una squadriglia aerea? Alla fine era chiaramente un'iniziativa propagandistica. Alla fine la somma raccolta fu di circa 2.200.000 lire, che furono devolute alle vedove dei piloti morti in combattimento, e quindi l'iniziativa... Alla fine fu meritoria, visto come è andata a finire, però non era partita. Anche se non sarebbe servita neanche a comprare probabilmente un'ala di un aeroplano. Certo. Vito Paticchia, come si viveva a Bologna in quegli anni, in quei giorni? Abbiamo visto delle foto veramente drammatiche, la città in macerie, la paura di un bombardamento da un momento all'altro, la vita quotidiana che comunque in qualche modo deve andare avanti. La vita era estremamente precaria, non solo il rischio, il pericolo costante di bombardamenti aerei da parte alleata, la carenza poi, soprattutto nei primi mesi dell'occupazione tedesca, la carenza negli allarmi, perché molti dei bombardamenti subirono e causarono delle vittime civili in numeri straordinariamente elevati, di centinaia e centinaia di civili, perché non funzionò il sistema di allarme. Per il resto la precarietà chiaramente era in tutte le case, in tutte le vie, ma soprattutto a partire dall'ottobre del 44 si sparse la voce che Bologna fosse stata dichiarata città aperta. Ci fu in realtà questo tentativo, ma che non,
non arrivò nessun risultato, perché per dichiarare una città aperta, quindi non più obiettivo militare, occorreva la firma di entrambi i belligeranti. E i belligeranti non era la città di Bologna, i belligeranti erano i comandanti militari, cioè, sia tedesco sia alleato, no? Sia alleato anglo-americano. Ci fu un tentativo, ci fu Acerbi, che era un frate che andò, tentò di andare direttamente a colloquio con Mussolini, ma fu respinto addirittura dal ministro degli interni, perché non volevano, molte forze all'interno dello stesso regime fascista non voleva che Bologna fosse dichiarata città aperta, perché avrebbe significato impotenza da parte del regime di difendere la città. Per il resto, a partire dall'ottobre, in città arrivarono decine di migliaia di contadini, tutte famiglie che venivano dalla campagna, si rifugiarono in città con tutti i loro averi, quindi con le masserizie, gli animali, le mucche, le pecore, le galline, eccetera, al punto che Bologna negli ultimi mesi di guerra aveva raggiunto la cifra di ben 500.000 abitanti, erano circa 300.000-350.000 al momento dello scoppio della guerra, quindi aumentò in maniera esponenziale la popolazione. E dove vivevano? Vivevano sotto le macerie, vivevano per le strade, in rifugi estremamente precari, all'interno dei palazzi dove erano rimaste le porte, dove c'erano le aree aperte, con le strade piene di animali e quindi con tutti gli escrementi. Dal punto di vista igienico si può immaginare. Ma se l'obiettivo militare dei bombardamenti era la città, sì, nella fattispecie la stazione ferroviaria, eccetera, perché i contadini venivano in città? Perché era ancora più pericoloso restare in campagna? Perché in città c'erano i rifugi e quindi si pensava che garantissero più sicurezza? Sulla questione dei rifugi bisogna capire che comunque, nonostante ne fossero stati costruiti rifugi in galleria in un numero di oltre 127 rifugi in galleria, il resto dei rifugi erano le cantine rinforzate, sì, per cui gli 8.000 sono 8.000 edifici dove si costruiva un bagnetto e poi si rifugiavano centinaia. Gli animali però vivevano, come dire, en plein air, vivevano. Non solo, poi si era pensato anche a segnalare la presenza, questa è una questione abbastanza importante dal punto di vista anche della tutela, no, di queste tracce del passaggio del fronte o del periodo della guerra. Gli edifici che avevano questi rifugi aerei, diciamo di carattere cittadino, non privato, ma di carattere pubblico, erano segnalati da scritte con l'indicazione della via. Alcune di queste sono ancora visibili, ci sono altri graffiti che segnalano la presenza delle uscite di sicurezza, le vediamo in via Indipendenza soprattutto, oppure degli idranti o di altre strutture. Erano tutti graffiti che venivano apposti sulle facciate degli edifici perché quando scoppiavano i bombardamenti e si trovava la gente che veniva anche da fuori, per sapere dove rifugiarsi, sì, c'era un cartello, una cartellonistica, e in Piazza Maggiore il Nettuno, dove attualmente c'è il Nettuno anche se era stato già trasferito, fu messo un enorme pannello con una mappa della collocazione di tutti i rifugi presenti nel centro storico, principalmente nel centro storico di Bologna, insieme a quei rifugi della prima collina, che erano quelli più sicuri, perché costruiti sotto 14, 15, 20 metri di terra e quindi sicuri, perché le bombe non erano in grado di perforare una distanza così importante. Rifugi di cui ci sono ancora delle tracce oggi, visibili, punti di ventilazione e quant'altro. Ne parliamo tra poco ancora con Massimo Brunelli. Ci fermiamo per una brevissima pausa, torniamo tra voi, tra pochissimo.
Torniamo in studio con Daedalus, questa sera dedicato alla situazione della nostra città, Bologna, nei giorni precedenti, nei mesi precedenti la liberazione del 21 aprile. Bologna fu liberata dall'esercito alleato il giorno 21 aprile del 1945, quindi mancano pochi giorni a questa ricorrenza, è giusto per noi anche di Daedalus ricordarlo, e lo facciamo con esperti in studio che hanno studiato la storia della città, non solo, ci hanno portato anche dei documenti interessantissimi. Stavamo parlando prima della pausa, Massimo Brunelli, della capacità che potevano avere i bolognesi di trovare in pochi istanti un rifugio antiaereo a loro disposizione. C'erano, come ci diceva Vito Paticchia, anche delle cartellonistiche, no? che illustravano ai cittadini bolognesi dove andarsi a rifugiare, dove salvarsi la vita, e ancora oggi è possibile ritrovare queste tracce. Sì, esatto, ci sono ancora molte tracce, alcune, anzi purtroppo tantissime, ahimè, sono scomparse, sono sparite sotto una mano di vernice, anche se queste mappature, questo censimento di scritte che è stato fatto anche dall'Istituto dei Beni Culturali alcuni anni fa, diciamo che porterebbe a una normativa di preservazione, però non essendoci alla fine poi nessun controllo di fatto, moltissime di queste segnalazioni distintive, questo è il vero nome, altri le chiamano scritte, altri pittogrammi, altri graffiti, purtroppo, ahimè, in città continuano a sparire ogni anno. La tipologia era varia, perché oltre al rifugio in città si vedono tante V, no? V in un cerchio bianco, che non è virtus, V come molti dicono. No, anche perché a volte la freccia punta su alcuni bindoni dell'immondizia, quindi io da virtussino lo vedevo, no, in realtà vogliono dire altre cose. Assolutamente sì, voglio dire, il punto di ventilazione del rifugio sottostante era il primo punto da andare a liberare in caso di crollo parziale del palazzo. Se il crollo fosse stato totale non si sarebbe visto nemmeno la scrittana. Però se c'erano delle macerie, un soccorritore per prima cosa liberava quella porzione, diciamo così, di terreno, esatto, in modo che chi era nel rifugio potesse continuare a respirare. Esatto, esatto. E poi c'era appunto la grande quantità di scritte in rifugio, con dove doveva correre la persona, oppure la US di uscita di sicurezza, oppure anche cisterne, pozzo, idrante. Ce n'erano tanti, alcune vennero addirittura riportate attorno alla rocchetta della Torre Zinelli, ce ne sono ancora parecchie, ma si vedono raramente e in condizioni particolari di luce. Ad esempio quando piove, che il muro si bagna e la scritta torna fuori, viva Roosevelt, viva Stalin, viva Churchill, evidentemente fatte durante o dopo la liberazione. Esatto. Ce ne sono ancora tante nel tessuto cittadino, naturalmente nel centro storico intendiamo la terza cinta muraria, quindi entro i viali di circonvallazione. Fuori città abbiamo trovato solo qualche rara scritta pozzo con l'acqua buona, in pratica, da bere. Certo. E quando, intanto, come avvenivano questi bombardamenti, Vito Paticchia? Cioè la contraerea avvertiva la cittadinanza, c'erano le famose sirene, cioè che cosa succedeva in città per un bolognese che percorresse, non so, via Indipendenza, qual era la condizione in cui si trovava quando c'era l'avvertimento, insomma, di un bombardamento imminente? Sì, intanto all'esterno della città c'era già un sistema di allarme. I colli intorno a Bologna avevano delle postazioni, ne avevano altre anche i primi avvertimenti o avvisi o telefonate. Quando il tutto funzionava al meglio, avveniva già in Appennino. Avveniva già proprio dalla cintura, anche a decine di chilometri lontano da Bologna, si avvisava la città dell'arrivo di formazioni. Chiaramente non sempre si sapeva la direzione giusta, perché poi, come diceva prima Maurizio, spesso l'obiettivo, partivano con un obiettivo questi aerei e poi ne diventava un altro, perché magari l'obiettivo era coperto da pioggia, c'era pioggia o nebbia, come abbiamo visto nel caso del bombardamento del gennaio del 1944. In città c'era delle postazioni di contraerea, e soprattutto scattava l'allarme. Scattava l'allarme, che era un sistema di sirene
che quando funzionava permetteva di fuggire, di scappare, di cercare appunto dove erano segnalati questi rifugi o le trincee, oppure se ci si trovava nel bel mezzo di un bombardamento, in città erano stati costruiti anche erano state scavate delle gallerie in superficie, delle trincee antischegge, in maniera tale che la gente potesse anche buttarsi per terra e proteggersi dalle schegge, perché spesso molte delle vittime erano causate dalle infezioni provocate dalle schegge infuocate. Certo. Sì, non era necessario che una bomba cadesse sulla testa, no, ma erano le schegge, sì, certamente, che erano come tanti proiettili. Ci sono però anche delle storie particolari, insomma, legate, grazie al cielo, ecco, anche in questo momento drammatico, in quel momento drammatico dei bombardamenti. Maurizio Vanzolini, abbiamo parlato degli animali, per esempio, no? Ha detto prima Vito Paticchia che tanti cittadini bolognesi del contado andavano in città pensando magari di trovare rifugio o più sicurezza e si portavano ovviamente gli animali. Ecco, cosa succedeva a questi animali? Certo. E fortunatamente, ecco, anche nei momenti più drammatici, più tristi della nostra storia, della storia di Bologna, abbiamo la testimonianza che i bolognesi riuscivano a resistere anche grazie all'umorismo, all'ironia, erano capaci di ridere anche nei momenti veramente più drammatici come questi. E il primo gennaio del 1944 fu pubblicato dalle tipografie del Resto del Carlino un giornale, si chiamava Bologna Sperzone, e in cui vi sono vari articoli, vignette, e ce n'è una molto divertente in cui si vedono alcuni buoi che passeggiano lungo il portico dell'archiginnasio, perché l'archiginnasio, dopo essere stato bombardato, ospitò una stalla con degli animali. E ancora più divertente sono alcuni annunci, falsi annunci per ridere anche delle proprie disgrazie, tra cui uno, ve lo leggo, cercasi maiale, ricordo di famiglia, smarrito sotto il pavaglione, mezzo chilo di pancetta, a chi lo riporta? E diciamo che comunque il maiale non finiva bene, ecco. No. In ogni caso non si finiva bene. Non si salvava. Non si salvava. E poi c'è un altro annuncio veramente simpaticissimo che fa capire veramente... Sempre sul Resto del Carlino veniva pubblicato. Sempre su questo numero unico, si chiama Bologna Sperzone. Ecco, faccio una parentesi. Tutto questo materiale è accessibile al pubblico, è stato digitalizzato ed è disponibile online sul sito Bologna Bombardata, creato dall'archiginnasio. Tutti lo possono scaricare. bolognabombardata.it. Bisogna andare sul sito, sì, della biblioteca www.archiginnasio.it. Ci sono tutte le nostre raccolte digitali all'interno, ne sono varie, tutte molto interessanti, certo, sulla storia di Bologna. Ce n'è una che si chiama Bologna Bombardata, dove tutto questo materiale è riprodotto ed è scaricabile liberamente e gratuitamente. Quindi vi sto parlando di cose che tutti possiamo tutti guardare. Tutti possono andare a vedere, certo. Cosa si leggeva in questo? Ecco, c'è questo annuncio che è veramente splendido, ve lo leggo. 28enne bella presenza, sposerebbe nulla tenente, qualunque età, anche brutto, purché abitante in centro città, al piano terra e accanto a un sicuro rifugio. Quindi in questo momento drammatico... Non li vogliamo ricchi, non li vogliamo belli, purché abbiano un rifugio. Un rifugio sicuro. Cioè, la sopravvivenza era la cosa più importante. La sopravvivenza, e in questo caso secondo me si può anche dire, ecco, ridere era anche una forma secondo me di resistenza. Certamente, assoluta, la prima forma di resistenza forse. Infatti. Massimo, senti, cosa si faceva però in questi rifugi? Cioè la gente, ci ha descritto Vito che scappava, cercava il primo rifugio che immaginiamo proprio in momenti di estremo dramma, di tragicità, in cui una persona che magari era fuori per fare altro si vede suonare la sirena antiaerea e pensa che magari quella potrebbe anche essere l'ultima corsa della sua vita, perché uno cerca un rifugio, si mette dentro il rifugio e poi cosa succede? Poi si spera che il rifugio non venga colpito, principalmente. In questi rifugi si è imparato tanto a sopportare, a convivere, ad avere pazienza, ad avere un rapporto con la persona che avevi spalla a spalla, perché se il rifugio era costruito per 300 persone, nel rifugio ce n'erano 800, se non di più. Quindi, nonostante le normative tecniche dissero che scrissero, riportate su questi documenti, che ogni persona doveva avere un metro quadro di spazio e 2 metri cubi di aria, quindi
da questo calcolo venivano poi ampliati e costruiti rifugi a seconda della totalità delle persone che potevano essere ospitate. Questi numeri non venivano mai rispettati. Quindi anche perché se ogni persona aveva il suo rifugio di appartenenza, ma si trovava dalla parte opposta della città, per qualsivoglia motivo, correva nel primo rifugio disponibile. Certo. Quindi alcuni erano davvero pieni all'inverosimile, alcuni, come dicevo, da 350, 800, 1000 persone. Quindi nonostante... Qual era il più grande? Quello della Montagnola? Qual era uno grande? Dei più grandi, sì. 1200 persone, 5000 se tutti e tre i lotti fossero stati portati a termine. Il progetto era mentre fu compiuto solamente il primo lotto. Del secondo ne venne tracciato circa 60 metri, del terzo non c'è poco o nulla praticamente. Erano illuminati questi rifugi? Certo, i rifugi dovevano avere per normativa tre impianti di illuminazione, ma andava bene se uno funzionava, anche perché il materiale era scarso, quindi principalmente ci doveva essere l'illuminazione elettrica, rare lampadine dalla potenza astronomica di un watt, quindi un lumino da cimitero fa più luce, proprio perché la produzione di corrente elettrica in città era ai minimi termini. Nonostante le sottostazioni di Santa Viola fossero state in buona parte colpite, dobbiamo ringraziare la centrale idrotermoelettrica del Battiferro se Bologna continuava ad avere corrente, perché essendo fuori, diciamo, dalle linee degli obiettivi militari, continuava a produrre grazie anche all'acqua poi del canale Navile e a due caldaie che comunque continuavano a funzionare. Quindi nei rifugi si viveva, si faceva la maglia, si cucinava, ci si raccontava storie, si parlava del vicino, si imparava davvero a convivere come oggi è impensabile riuscire a fare. Oggi abbiamo anche troppo spazio e molta libertà. In quei frangenti invece si doveva davvero avere la capacità di capire chi avevi vicino. E quanto duravano i bombardamenti? Quanto si poteva stare dentro un rifugio? Anche ore, tanto che dobbiamo pensare che molte persone che si rifugiavano nel rifugio, che doveva essere anche momentaneo, infatti tutti i rifugi dovevano essere di occupazione momentanea, quando usciva e non si trovava più la casa, che era stata colpita, dove andava? Se non aveva parenti o amici che lo potessero ospitare, tornava nel rifugio. C'erano delle cartellonistiche affisse all'esterno di ogni tipo di rifugio, in cui si diceva che era vietato portare materassi per evitare di ingombrare, di ammassare ulteriormente oggetti, ma così non era. Perché era l'unico spazio vitale, tanto che pensiamo fino al 47 alcune persone continuarono a vivere nel rifugio, perché la ricostruzione purtroppo continuava a rilento, non c'erano materiali e tutto quello che poteva essere demolito dopo il termine della guerra, non più utile alla protezione antiaerea, veniva riconvertita alla ricostruzione nazionale. Ad esempio le panche del rifugio del Pincio andarono alle scuole, a molte scuole pubbliche. Molte murature venivano ripristinate e portate alle case, non c'erano mattoni, mancava i chiodi, mancavano qualsiasi cosa. Bologna davvero uscì feritissima da questo bombardamento. Certo. Uno dei primi, dai documenti che abbiamo recuperato presso gli archivi, una delle primissime ordinanze che fa Dozza quando diventa sindaco di Bologna, cioè stiamo parlando proprio già dal 21, già nel, ma parlo già del mese di aprile, sì. Credo che sia firmata il 26 o il 27 di aprile questa ordinanza, appena liberata, diciamo. Requisisce tutto il legname presente nei rifugi per farne panche per le scuole. Cioè la prima preoccupazione di Dozza, sono state le scuole, perché era importante ripartire subito. A proposito dei bombardamenti, io ho un episodio da raccontare, che è l'autobiografia di un montanaro, un ragazzo di Monte Acuto Vallese, Nando Barbieri, che ha scritto anche una biografia sulla sua vita, soprattutto da giovane nel periodo della guerra. Lui viene a lavorare prima alla TU, nella fabbrica, e racconta due episodi di bombardamenti. Uno quando avviene in città, e quindi lui che scappa immediatamente verso Col dell'Osservanza
perché l'indicazione che gli aveva dato il padre era quella di scappare all'aria aperta, di non rimanere in città. Quindi immaginiamoci sto ragazzino che appena scoppia prende sulla strada in salita di Via dell'Osservanza, via San Mamolo, in salita di corsa, e assiste al bombardamento dall'alto e la racconta. Un secondo episodio invece avviene durante il bombardamento in città. Lui insieme a una squadra di operai sta lavorando proprio al rifugio di Via del Guasto, lo stanno costruendo, scoppia l'allarme per il bombardamento, cosa fanno? La prima cosa che lui è un altro ragazzo, come dire, un livello di sicurezza proprio da far venire brividi. Lui è un suo ragazzo e un suo amico scappano verso il centro della città e vanno sotto il pavaglione perché in quel modo recuperano le sigarette che i cittadini di Bologna hanno abbandonato non appena è scoppiato l'allarme. Sprezzo del pericolo pur di recuperare qualche un po' di tabacco, cicca di sigaretta. Accidenti, no, sono storie davvero incredibili, lontane da noi, ma che ci riconsegnano quella che era la realtà, ci aiutano a capire anche qual era la realtà. Qui che cosa stiamo vedendo, Massimo? Era un... Allora, o Maurizio forse. Sì, Maurizio. Questo è uno dei documenti che sono disponibili su Bologna Bombardata. È un diario che abbiamo recuperato pochi anni fa su una bancarella, ed è il diario di un bolognese che registrava in maniera attentissima ogni passaggio di aeroplani, ogni bombardamento, segnando tutto ciò che riusciva a... Con le note, quelle croci rosse, che cosa volevano dire? Quelli sono i bombardamenti in cui ci furono più vittime, perché lui indicava anche semplicemente il passaggio di aerei che non bombardavano la città, certo. E poi ci sono gli orari di inizio bombardamento, fine bombardamento. È una testimonanza straordinaria. E non era un militare o un curioso? Non sappiamo chi è, infatti è un documento interessantissimo. A un certo punto si interrompe. E la nostra speranza è che si sia interrotto perché semplicemente lui sia andato da un'altra parte. Speriamo. La nostra speranza è questa. Insomma. Quando si interrompe c'è una data? Sì, c'è una data, alla fine siamo già maggio, questa è la fine, forse. Sì. Sì, maggio, ci auguriamo che sia andato. Maggio del 44. Del 44. E insomma, davvero, davvero tantissime storie, grazie a Maurizio anche per avercele portate, appunto, per averci davvero donato anzi a tutti voi, visto che è possibile recuperarle online, tutte queste piccole storie personali di vita comune, di vita quotidiana, che davvero ci restituiscono quella che era la realtà dei fatti all'epoca dei bombardamenti e immediatamente precedenti alla liberazione. Ci fermiamo, facciamo un'altra breve pausa, poi di nuovo in studio per parlare del 25 aprile, del 21 aprile e della Bologna bombardata. Ultima parte di Daedalus, stasera davvero interessante, stiamo riscoprendo la Bologna dei rifugi antiaerei, la Bologna che era sotto le bombe nel periodo immediatamente precedente la liberazione. Massimo Brunelli di Bologna Sotterranea, Amici delle Vie d'Acqua, ci ha spiegato all'inizio della trasmissione che erano quasi 8.000 i rifugi antiaerei costruiti in città, pensate, solo nella città urbana, non nel contado, escluso il contado. Vito Paticchia ci ha detto che molti di questi 8.000, quasi 8.000, erano praticamente rifugi privati costruiti alla bella e meglio nelle cantine, molti però erano anche, come dire, pubblici, no? E quelli più importanti, famosi, grandi, erano pubblici. Certo. Quali vuoi sentirti di citare, a parte quello che abbiamo già detto, che c'era sotto la Montagnola, il Guasto? So che avete, come Bologna Sotterranea, riscoperto la bellezza di questo rifugio a Villa Revedin, praticamente ritrovato così come era all'epoca. Esatto, ad oggi utile strumento, per carità. Ad oggi il totale delle strutture rintracciate sono 980, quindi c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Questi 980 sono quelli documentati, quindi o per fonti orali o per fonti d'archivio storico, certo. Che sia l'archiginnasio, che sia il regionale, il comunale o ex provinciale oggi della città metropolitana.
le gallerie visionate anche da noi volontari sono 128, delle quali 40 proprio percorribili in quasi tutta la loro lunghezza. Ecco, diciamo che il rifugio Putti, che è quello all'interno dell'area del seminario arcivescovile, è l'unico in tutta Bologna che è ancora totalmente integro in tutta la sua capacità, e lo stiamo portando ormai alla luce da circa 3 anni e mezzo. È questo qui che stiamo vedendo nelle immagini. Ecco, qui avete visto proprio Massimo Brunelli che entrava dalla porta, una delle porte. Proprio questo. Andiamo così, scorriamo queste immagini, così vediamo anche come erano fatti questi rifugi. Quindi anche molto, siete anche molto bravi perché riuscite anche a creare un rapporto didascalico col luogo in cui vi trovate, no? Tramite queste immagini. Queste immagini che poi tutte sono girate dal vostro Marco Managlia. Giorno di ferie lui è venuto e ha fatto queste perché belle Marco riprese. Managlia è amico delle vie d'acqua anche lui. No, grazie a Marco, grazie ai nostri tutti, i nostri tecnici anche di là in regia, Gabriele Vincis, Francesco Sorrentino, Marco Serra, Marco Garuti, che stanno aiutandoci a scoprire, a rivedere, diciamo, questo. E voi non ci avete messo dei LED, avete lasciato più o meno quello che poteva essere l'effetto, no? Esatto. Dell'epoca. Allora, consideriamo che questo rifugio l'abbiamo trovato ingombro di ogni genere di materiale edile. Dopo la guerra venne in pratica dato in uso, in gestione, a dei costruttori locali, i quali lo utilizzarono come nuovo scopo, come deposito. Le gallerie ad oggi sono totalmente libere, quindi sono percorribili in tutta la loro lunghezza, quasi 280 metri. L'unico esempio di rifugio antiaereo con all'interno una sala operatoria d'emergenza e un'infermeria. Precisiamo che il primo anno e mezzo abbiamo lavorato completamente al buio, solo con la luce delle torce. Grazie anche al grande impegno della Curia e del Seminario Arcivescovile è stata poi successivamente portata la corrente elettrica, però cercando di rifarla il più simile state possibile. Calmi. Siete, cosa c'era scritto? State calmi, siete già al riparo. Siete già al riparo. Una pensate, delle tante pensate. Scritte, tante segnalazioni, qui avete visto il quadro elettrico rigenerato, ripristinato, era una serie di rottami dai nostri volontari, è stato totalmente ripulito. Rimesso, ecco, grazie, rimesso in opera al fermo immagine, pensate, è l'equivalente del famoso keep calm degli inglesi, no? Esatto, esatto. Calmi, siete già all'interno della galleria c'erano delle tracce di queste segnalazioni, ecco qui il quadro elettrico, il nostro mastro Riccardo ha rifatto la parte cementizia come la parte uscita di sicurezza. Che indicavano appunto queste uscite di verticali. Sono stati ripristinati anche i due piccoli magazzini. All'interno di questo, poi di queste gallerie abbiamo trovato delle centine di costruzione per archi originali che vanno dal 44 al 54, addirittura alcune sono numerate come date. Qui venivano ricoverati i grandi mutilati, i grandi feriti di guerra ricoverati all'ospedale militare, sezione seminario arcivescovile, una sezione distaccata dell'ospedale militare in centro, in via dell'Abbadia, e abbiamo anche ricostruito una parte di lettighe a scopo didattico e di pavimentazione interna, proprio per far vedere gli spazi che potevano ingombrare queste gallerie. C'erano diversi tipi, abbiamo detto, di rifugi, c'erano anche quelli militari. Tu stesso mi hai portato a vedere, e quello mi ha fatto davvero, a parte questo qui di Villa Putti che è ottimamente conservato, però fa un certo effetto anche dal punto di vista storico entrare dentro a quello che era il rifugio del comando militare tedesco a Bologna, quello di Villa Benni, quello in sostanza. Di Villa Benni, esatto. Ed era proprio un rifugio, Vito, era proprio lì, era il quartier generale dei nazisti, dei tedeschi, che avevano un rifugio, e si vedeva che era militare perché aveva delle particolarità che quello di Villa Putti non aveva. Sì, essenzialmente teniamo conto nell'inquadrare la presenza tedesca che se alcuni comandi erano collocati all'interno della città, molti furono trasferiti all'esterno della città dopo degli accordi anche tra le autorità locali,
erano sempre legate a quel tentativo di Bologna città aperta. Non si concluse, però di fatto alcuni comandi, anche per ragioni di sicurezza loro stessi, furono dislocati all'esterno, fuori dalle mura cittadine, e si posizionarono all'interno di quelle straordinarie architetture civili che erano le ville esterne, dove nei sotterranei era possibile rinforzare la presenza di gallerie già presenti, oppure da potenziare anche con murature esterne che servissero a proteggere dagli scoppi e dalle correnti d'aria che potevano avvenire o dalle schegge che potevano avvenire da bombardamenti. Muri antisoffio, come si chiamavano. Esattamente. Teniamo conto che all'interno della città poi uno degli edifici civili più importanti, che era l'ospedale maggiore, una volta bombardato servì come rifugio per le formazioni partigiane che si preparavano alla liberazione della città, che era prevista per l'autunno del 1944. L'avanzata alleata, che in Appennino avveniva abbastanza celermente, di fatto poi si bloccò in seguito all'autunno piovoso e di neve, di pioggia e di maltempo, che rallentò l'avanzata. Però gli alleati avevano chiesto alle forze partigiane di entrare in città per concordare un attacco simultaneo, un attacco dall'interno, diciamo di carattere guerrigliero da parte della resistenza, e l'attacco esterno. Questo non avvenne, purtroppo. L'avanzata alleata si fermò a 15 km da Bologna, nella zona di Pianoro, Liverniano-Pianoro, sì. Si fermò lì, e i partigiani rimasero ancora per un lungo periodo dentro l'ospedale, fino a quando non furono scoperti, e questo dette origine poi alla famosa battaglia di Portalame del 7 novembre del 1944, cui comunque riuscirono, nonostante che durò un paio di giorni, durò tutta la giornata, comportò perdite da entrambe le parti, ma le formazioni partigiane riuscirono a fuggire attraverso i canali sotterranei di Bologna, quindi questo la salvezza si lega, delle vie d'acqua, ecco, si lega. E da lì purtroppo la città di Bologna restò occupata per un altro inverno, poi sino all'aprile, certo. E il 21 aprile invece del 1945, Vito Paticchia, cosa è successo? Succede che già intorno alla metà del mese di aprile le forze alleate, i comandi alleati hanno dato l'ordine dell'avanzata su tutto il fronte, quindi già nella zona dell'Imolese, nella zona dell'Appennino, prima nell'Imolese intorno all'8-9 di aprile, poi nella zona di Vergato, lungo la Porettana, parte questo attacco su tutta la linea del fronte, con cannoneggiamenti e bombardamenti. Quindi lentamente le forze alleate si avvicinano alla città, Casalecchio viene liberata il 20 di aprile, il giorno prima era stata liberata Sasso Marconi, il 21 aprile si schierano le forze alleate tra la via Emilia, Borgo Panigale e la Porrettana, e all'alba del 21 aprile entrano in città, anticipati in parte dalla presenza di pattuglie partigiane, ma comunque le forze tedesche sono già andate via nella notte per un accordo tra tedeschi e alleati, perché era stata minacciata la distruzione completa di Bologna nel caso ci fosse stato uno scontro armato. Fortunatamente questo non è avvenuto. Non avvenne, perché l'accordo fu rispettato, quindi gli alleati lasciarono uscire fuori i tedeschi. Lasciarono uscire i tedeschi e poi entrarono la mattina dopo. Intorno alle 6. E i primi ad entrare furono da Porta Mazzini, da no? Porta Mazzini, c'è ancora una lapide che lo ricorda, i soldati polacchi. I polacchi insieme alla Friuli, al gruppo di combattimento Friuli. Fu una grande festa per tutta la città, fu tutto il giorno. La festa, tutto esatto, la festa di liberazione per la nostra città. Chiedo a Maurizio intanto di prepararsi un aneddoto finale, così a sorpresa. Massimo, quanto ancora, visto che stiamo avviandoci alla conclusione, quanto ancora c'è da fare
per riportare alla luce quello che già voi avete fatto in modo straordinario, lo hai detto, lo abbiamo anche visto con la pulizia, la restituzione alla collettività di questi rifugi straordinari come quello di Villa Putti, grazie anche all'Arcidiocesi che ha consentito di vi ha consentito di lavorare. Quanto c'è ancora da fare per restituire alla città queste strutture che sono una testimonianza storica di quello che è avvenuto, delle nostre radici e di quello che è l'essenza, insomma, della città di Bologna? Tanto, c'è ancora tanto da fare, soprattutto a livello di ricerca, andare a trovare esattamente dove erano posizionati questi rifugi, anche perché di fatto gli unici essersi effettivamente salvati sono quelli in galleria, perché sono stati riconvertiti, furono riconvertiti ad altro uso. Non essendoci più le cantine ancora attrezzate, tranne un paio di rari casi lungo la via Saragozza, fuori porta, dove abbiamo trovato ancora delle panche posizionate, delle vecchie insegne, scarpe su pellettili di chi lì visse, c'è ancora tanto da fare. La cosa sicuramente sarebbe molto più facile se come volontari avessimo anche, ci fosse anche il supporto delle istituzioni, che non sempre questo avviene, se non in rarissimi casi. Devo dire che come gruppo di volontari abbiamo più riscontro da parte dei privati cittadini, che ci aprono la loro casa, le loro porte, ci fanno vedere, ci mostrano, ci permettono di visionare quello che ancora resta, ma naturalmente non si può divulgare onde, certo, per motivi di privacy, private, e certo, non possono essere naturalmente visitati dal pubblico. Gli unici degni di essere degni, insomma, diciamo quelli più fattibili come recupero, sono appunto quelli in galleria. Al di là del rifugio Putti, del seminario arcivescovile, ci potrebbe essere quello del Meloncello, quello di Villa Spada. Con Villa Spada si è intrapreso oltretutto un rapporto a breve termine con il quartiere Saragozza per cercare di entrare, perlomeno visionare l'interno, siccome già il parco di Villa Spada può essere un polo museale, avendo il museo della tappezzeria attiguo, certo, avendo il portico di San Luca, i sentieri CAI nei dintorni, quindi potrebbe essere davvero un'aggregazione. Se vuoi ti posso dire quello che fino ad oggi abbiamo recuperato o rintracciato. Dicene un paio, i due o tre più belli e magari più importanti. Guarda, dei 128 rifugi, 40 visionati e mappati, 12 trincee a cielo aperto, 37 trincee tubolari, 17 vasche idriche antincendio. Da qui poi ci colleghiamo al teatro comunale, perché il teatro comunale, che è stato oltretutto oggetto di visite di Daedalus, che sì, andrà in onda la settimana prossima, state pronti perché vedrete un bellissimo speciale sul teatro comunale. Ci fu il primo impianto di antincendio privato, poi 54 rifugi catalogati sotto la voce albergo, locande e pensioni, 129 rifugi con numeri e sottonumeri, 686 rifugi anticrollo senza numero. Poi ce ne sarebbe tantissimo, tanto, quindi altro c'è ancora tanto da lavoro da fare. Ci sono tanti rifugi da visitare, alcuni di questi possono essere visitati, ma dovete rivolgervi al nostro Massimo Brunelli con Bologna Sotterranea, Amici delle Vie d'Acqua, che è reperibile, insomma, i cui riferimenti sono reperibili online. Voi portate la gente giù nei rifugi, potete, certo, e comunque le visite possono essere nei rifugi, possono essere fatti, esatto. Sì, infatti, quindi se volete approfondire l'argomento. Io però prima di chiudere volevo chiedere un ultimo aneddoto al nostro Maurizio Avanzolini, che ce ne ha parlati davvero di interessanti questa sera. Vorrei approfittarne per introdurre il tema della propaganda. È un tema molto interessante, perché la Repubblica Sociale sfruttò l'effetto dei bombardamenti alleati, specialmente quando venivano colpiti gli edifici monumentali, per fare propaganda contro gli alleati. Prima di tutto, di fianco all'ingresso dell'archiginnasio, sotto il pavaglione, c'è ancora una scritta "Opera dei liberatori", ovviamente i liberatori indicati in maniera con scherno, indicando come appunto opera dei distruttori. E questa è rimasta, è un'importantissima testimonianza. E poi poco tempo fa abbiamo recuperato un rarissimo opuscolo prodotto dal nucleo propaganda del Ministero della Cultura Popolare, che da Roma si è trasferito a Venezia per lavorare, perché Roma era stata occupata.
una serie di opuscoli in cui si chiamavano Le pietre parleranno, questi opuscoli furono dedicati alle principali città storiche colpite dai bombardamenti. Uno viene dedicato a Bologna. Noi abbiamo una copia di questo opuscolo rarissimo, ce ne sono due esemplari in tutta Italia, ed è molto interessante perché la maggior parte dell'opuscolo è dedicato proprio al bombardamento dell'Archiginnasio. Quello che traspare in questo opuscolo di propaganda è che è completamente scomparsa l'enfasi e la retorica guerresca tipica del fascismo. Gli italiani sono diventati un popolo di persone pacifiche che non volevano la guerra e che subiscono per motivi incomprensibili la violenza brutale e barbara degli anglosassoni, che probabilmente agiscono perché sono invidiosi della civiltà latina. Quindi uno stravolgimento della storia e di quello che era veramente accaduto, tipico del resto di un livello di propaganda. Certo, e questo, come questo, insomma, tanti altri esempi. Noi appunto rimandiamo al sito che lei ha citato poco fa dell'Archiginnasio, con tutti questi documenti reperibili. Bologna bombardata, è la sezione del sito. Eccoci qua, grazie alla regia. Fantastico. Vedete la fantastico, esatto, la vedete in questo momento, la pagina dedicata, proprio una delle sottosezioni di Bologna bombardata. Se volete proprio approfondire alcuni di questi argomenti, davvero dei documenti unici e di grande importanza storica. Io vi ringrazio davvero, grazie, per essere stati con noi questa sera. Grazie a Vito Paticchia, grazie a Maurizio Vanzolini, grazie a Massimo Brunelli, che incontreremo mercoledì prossimo al Teatro Comunale in questo speciale Daedalus. Grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso Terza Pagina, poi Sport Club. Vi auguro una buona serata.